Nella puntata precedente, un vecchio fosforescente, tamarro da terza età, ci spinge fuori dalla palestra De Angelo. Facciamo conoscenza con Eugenius, un altro rompicoglioni in pratica. Snubbull se evolve in Grumbull, con la quale bullizziamo rivale terzo de Cristallo, e cadendo de sotto, a seguito di questo combattimento, Suicune ci fa le feste, oppure non lo so, non ho mai capito, ci griderà un corrispettivo de «A ragazzi, molto buco sto pallone, eh?» ma coerente col suo essere un Pokémon leggendario che se ne stava lì a dormire pietrificato dal 1700. Dopo aver sconfitto Angelo, ci prendiamo lo Speapy che il casellante del varco del percorso 35 c'è in presta, al fine di portarlo con un messaggio inallegato al panzottino che sonnecchia vicino all'albero de bacche amare al percorso 31. Ma noi, a quel panzottino, noi glielo portiamo. Da qua inizia il primo carvario della sfida, tentà di far livellare adeguatamente Speapy per affrontare Kimono Girl, solo che Speapy ci parte al 10, e non sapevo proprio dove mettermi le mani. Avevo lasciato indietro qualche allenatore tattico, ma alla fine penso bene di sfruttare le madame che stanno ai percorsi 34 e 35. Le guardie quindi ci danno la possibilità di fare quel passetto che ci serviva, e dopo esserci ottenuti surf, sbarchiamo a Fiorlisoto. Ma Hiro e Lao ci fanno il culo. Salve a tutti, popolo d'oltrepassatori dei cieli dell'avventura, vincitori storici o nuovi giovani campioni della Johto Champions League. Bentornati a questa peculiare staffetta made by Tubo 93 che prende luogo nella splendida cornice di Pokémon Cristallo. E chi c'è qua? Siamo qui oggi in questo rarissimo 29 febbraio, giorno che cade una volta ogni anno bisestile, che la sorte ha voluto cascasse proprio de giovedì e che fosse illuminato dalle avventure del nostro Speapy, perché ci eravamo lasciati qui a Fiorlisopoli in piena campagna tempesta, atta ad abbattere Furietto e vincere la medaglia omonima. Con la gentile collaborazione della regia, e namo, e non ve fate pregà, su, scendete ste regolette, e che cazzo. Vi ricordo le regole della staffetta, ho diviso questa avventura in 10 capitoli, l'inizio, la battaglia col rivale, vi ricordate? Poi le 8 palestre, e infine ci sarà la tanto ambita e sognata Lega Pokémon, e ognuno di questi step andrà affrontato con un Pokémon diverso, che al compimento del suo scopo, quindi l'ottenimento della medaglia, andrà dopo quel momento necessariamente sostituito con un Pokémon diverso, quindi al compimento del suo scopo ci aiuterà a rimediarci al suo successore e verrà poi liberato. Come sempre, non so permessi strumenti in battaglia, però so consentiti quelli tenuti, e caratteristica principale dell'avventura non si può combattere i Pokémon selvatici, fatta eccezione per quelli da catturare come aiutanti o come, per così dire, protagonisti della sfida. Livellare e allenarsi è consentito dunque soltanto con gli allenatori, per questo questi vanno sfruttati in maniera ottimale, altrimenti rischiamo di finire in guai molto grossi, per non essere volgari, perché sino finimo una merda. È possibile, logicamente, stavolta fa evolve i Pokémon, ma questi, che siano forme base o evolutive dello stesso ceppo, possono essere utilizzati una volta soltanto nella challenge. E chi c'è dunque qua, rifocillati dopo il livellaggio in mare col nostro Speapy, ormai Firo. A regia. E mo abbassiamo le ste regole però, che cazzo, ve fate sempre pregà. Colgo l'occasione per ringraziare Giovanni per il suo sostegno al canale inviandogli anche un grande abbraccio. Non ha scritto niente in calcio alla donazione, quindi non so se supporta questo canale oppure Tubone 5 o Tubo Catodico 84, ma in ogni caso lo ringrazio anche qui. Adesso è il momento di regolare la faccenda in sospeso con sti due cinture nere. Aspetta. La cintura nera, tada, Ercole del mercoledì. Questi sono cinture nere proprio di categoria, arché me vi è da pensare. Ma porcaccia mignottaccia. Ma questi non è che sono tutti i clienti di Ercole del mercoledì. Non è che questi sono tutti furfanti da mala dei fratelli 7D. E ce posso credere, dai, ce l'ho avuti davanti all'occhi per 20 anni, me ne accorgo soltanto adesso. Davanti a Natale rivelazione non possiamo far altro, sia io che Speapy, che medita vendetta, perché questo non lo potevamo accettare. Hitmonlee lo beccamo che per poco non ci resta secco. Carcio Sarto ci stappa come Crotini, vabbè. Ma comunque, rimaniamo a metà vita, pronti per affrontare pure Hitmonchan. Speapy gli ha dato beccata, subimo un tuono pugno, che se non fosse che ce l'ha tirato Hitmonchan sarebbe parecchio preoccupante. Però Hitmonchan ce l'avevano scataro DPS. Specialmente si pensava al fatto che questo è un attacco elettro e ne manco di più marvaggi. Però è eseguito da un Pokémon che è un caso disperato, cioè, stiamo manco tanti livelli più di te?
Ci fai un tuono pugno del genere, stiamo con uno scataro de vita e ce levi 15 PS e rimanemo in piedi. Tutto ciò gode della comicità involontaria tutta sua. Dopo un'altra beccata, la vendetta è stata assicurata. Esserci levati dai coglioni sti due da davanti all'ingresso è stato praticamente il momento più ripido de sta palestra. Però contro sto matchup m'accorgo dopo tutto de quanto beccata sia un attacco del cazzo. E speapi mio, bello de casa, ma a me potevi venire su con un attacco d'ala almeno. Cioè, anche solo con quello avremmo trionfato livello. Li fa. Alla fine Machok, dopo essersi preso una beccata, ci mette in difficoltà con Frana, sto pezzo de merda, ma Speapi con elevato spresso del pericolo, batte Yasu cintura nera portandoci ai massi da spostare con Crebetto. Perché Crebino qui è un po' come Erparas de prima gen. Fa tutto ed è un inespugnabile alleato. Qualche volta evito di usare Crebby per non usare sempre gli stessi. Ma è innegabile che Crebetto ci casca proprio preciso, giusto, nel momento in cui lo potremo catturare perché otteniamo l'amo buono, per usare Surf e Forza. Nascosto dietro ai massi c'è sta Lang cintura nera e se nasconde perché è il più pugnetta di tutti. C'ha Dumankey, un Primei, alla fine se battono facile, c'hanno manco tutto sto modo di mettere in difficoltà un ormai Firo che ne esce bello fiero al 30 pronto per fronteggiare Furietto. Ma prima non posso fa' a meno de fammi la via Crucis al centro medico, perché dai, ci vuole, non posso affrontare Furio curandomi di acquette fresche. Devo essere sicuro di averci Speapi al top. Ovviamente non se privamo del lancio del masso da parte de Furio, che rende onore al suo nome italiano. E poi affrontiamo sto capo palestra affidandoci solo ed esclusivamente alla forza de Speapetto, perché non se potemo birda niente, al massimo potemo fa furmi sguardo, toh. Quindi levamose dal cazzo Primeape e sollevamo dai palle con paro de beccate, dopo esserci presi però un furmi sguardo. E mo arriva Polivrat, che è quello che me lascia più in pensiero, perché non è soltanto lotta, c'ha pure la possibilità di farci Surf, e sto fio della mignotta con Surf ci potrebbe pure far parecchio male. Per fortuna però siamo più veloci noi, beccata gli fa abbastanza danni, dinami pugno però ci arriva tipo cazzottone de Bud Spencer e ci porta a 10 PS. Con conseguente confusione da parte de Firo. Confusione che ci manna tutto a Tor de Quinto, tutto a mignotte. Ma niente paura, perché ci ha detto soltanto sfiga, può capità. Non è successo niente, succede ai migliori de scivola su una buccia de banana, figuriamoci un po' a noi. Vabbè, pareva che andava liscia al primo corpo, ma quando mai? Dai, quindi che Prime a sto giro beccata gli fa meno de prima. Passiamo con mestizia a Polivrat. Però stavolta ma a rischio, non voglio una sfida che è una fotocopia di quella de prima. Quindi gli do de furmi sguardo, nella speranza di cambiare qualche carta in tavola e suscitare reazioni differenti. Questo stavolta ci va de leggimente e prende la mira. Leggimente pare che non serva a niente, invece al cazzo serve a rendere infallibili le mosse. Infallibili sempre, anche se stiamo sotto terra con fossa o se stiamo per aria con volo. In pratica, Polivrat dopo di questa non può più fallì, quindi so Sour Cox. So cazzi acidi. Beccata grazie a quel furmisguardo fa più male di prima a Polivrat. Questo non ci attacca, ma tenta di ipnotizzarci. Per nostra enorme botta de culo, non avendo effetto alcuno. Ed è stata questa scelta sbagliata de Furietto a portarci alla vittoria e al conseguimento de sta sudatissima medaglia tempesta. Un passo che abbiamo fatto una fatica a compiere, ma che però segna anche la fine della missione de Speapi. Ed è arrivato dunque il tempo de dire addio a quest'altro importante alleato che ci ha aiutato ad avvicinarci ad un passo in più alla Lega Pokémon. Ma ancora non è tempo de strapparci le lacrime dall'occhio, perché dobbiamo cercare il prossimo Pokémon e soprattutto sapere che cazzo dovemo da fa. Penso in maniera forse non del tutto saggia, rivedemmeci col senno de poi, de buttamme subito su Alfredo. Quindi, de conseguenza, dannamme a spedicellarla, a godire tutta qua zona là, no? Questo perché avevo in mente il Pokémon perfetto col quale sostituire il glorioso Speapi per affrontare la campagna di Alfredo. Allora se ritorna a Marantopoli col volo, se surfa, ce se reca là dove sapevo che potevo trovarlo, oltrepassando con sapiente maestria l'allenatore, perché ormai dopo aver battuto la palestra non potevo più affrontarli con Speapi, li dovevo affrontare con quello nuovo che secondo il piano originale doveva essere Fluffy, facendolo poi evolve una volta raggiunto il livello 30 mediante la Pippa Rocket 1 ed eventualmente pure qualche scagnozzetto d'Alfreduccio in Ampharos.
Non l'avrebbe fermato nessuno Ampharos. Ampharos sarebbe sceso super coatto, incazzato come una bestia, avrebbe sfracellato tutti. A destamme pensiero poteva giusto essere Pylos o Ender Fredo, ma l'avrei tirato giù dei botti in testa, in quanto ghiaccio terra è purtroppo immune all'elettricità, Pylos Wine. Ma per il resto la palestra d'Arfredo sarebbe stata fulminata sul corpo. Era il piano perfetto. Inoltre portavo qua sul canale un Pokémon non annoverabile de certo tra i più cagati della storia. Ampharos, chi cazzo è che usa Ampharos? Me spingo quindi fino al percorso 43. L'inizio, me bastava raggiungere la punta della prima striscetta de pelo de figa de erba per trovarlo, perché io non ero più che sicuro, ci ho visto così tante volte. Fluffy là, ma cerca, ricerca, ricerca, trovo solo Farfetch. E mai visto io Farfetch qui? A una certa mi viene il dubbio che è meglio che vada a controllare l'antologia, va? Perché mi sa tanto che mi sfugge qualcosa. E scopro che Fluffy, in Pokémon Cristallo, non c'è sta! Non c'è sta manco Marip! Niente, non c'è stanno! Me so confuso con Oro, porca puttana! Allora me lascio via un attimo da sconforto. Me crolla il mondo addosso. Scivolo in un precipizio mentale terribile. Finché non mi viene in mente, dopo una grossa indecisione, la possibilità di usare Ekans che poi diventa Arbok o Magnemite che poi diventa Magneton. E tra sti due, me vado a pià Magnemite. Ma perché io me lo ricordavo bello birbantello, specialmente quando diventava Magneton, no? Quindi penso, vabbè, l'idea dell'elettricità me resta, piamela così, no? Annamo de occhio fluttuante, che poi mi sta pure simpatico a me Magnemite. È stata una scelta più decore che detesta, devo ammettere la verità. Me metto a cercarlo, ne trovo uno sicuro sicuro al percorso 38, solo che per invenire dal crollo mentale che si trovava Fluffy, mi ci è voluto un attimino di tempo e allora si è fatta notte intanto. Dobbiamo fare strada tra i dolci amici dei giorni più lieti, i Meo, per poterci andare a ripescare un Magnemite. Acchiapparlo non è tutto sto difficile alla fine, perché resiste a ogni mossa che ci abbiamo. Penso d'annata inseguimento per indebolirlo, così al primo corpo riusciamo a catturarlo. Magnemite ce l'abbiamo e adesso è giunta l'ora di salutare Speapetto nostro, che è stato assieme a noi condividendo gioie e dolori, avventure per mare, una valanga di imprecazioni contro la bassa manovalanza di Ercole del mercoledì, le cinture nere da palestra de furio. Per salutarlo dunque scelgo, invece di liberarlo, di portarlo da Randy, così come la storia suggerisce, per dare un finale diverso dai soliti. Anche se arrivati a un certo punto mi domando, ma chissà come starà Speapy? Era forse destinato a finir cotto allo spiedo dal lipidico fin dall'inizio? Anche perché una volta che lo consegni de lui non se ne saprà più niente, e qua forse ci si potrebbe aprire un'altra storia Pokémon di mezzanotte. Che fine fa il Pokémon che damo a Randy er body positive? Corgo qua l'occasione per rispondere a FMTN5PK, un utente molto attivo nella sezione dei commenti. Alla puntata scorsa ha commentato parlando di quell'Onix ottenibile con Bellsprout mediante scambio a Violapoli. Però gli scambi, sebbene non specificato, ho pensato che per se stesso fosse poco corretto inserirli nella sfida, perché mi portavano a catturare un altro Pokémon per effettuarli. A differenza de Speapy, perché con Speapy non si cattura niente, andiamo semplicemente là e questo ce lo dà. È per questo motivo che non ho valutato de mette Pokémon scambiati nella sfida. Sto Spiro qua alla fin fine ce lo danno e potemo farci quello che ci pare. Potemo non ridarlo mai più indietro, glielo potemo ridare, lo potemo liberare normalmente. Così come qualsiasi altro Pokémon sia nostro che scambiato, se può liberare senza problemi. Però mi sembrava più carino, una volta esaurito il suo proposito, di sfarcene consegnandolo al simpatico panzottino. Diciamo dunque addio al nostro amabile pennutazzo, una volta che il panzottino si vede allegato il suo ridicolo ed insulso messaggio sulla luccia del nostro alleato Firo, non più un inutile Spiro War 10. Fatto sta che è stato curioso sperimentare sta cosa qua. L'ho provata non salvando, manco registrando, era una semplice curiosità che mi è venuta così sul momento. Però se damo a un qualunque altro Pokémon il messaggio per Randy, il lipidico se lo piglierà assieme al Pokémon a cui lo damo, qualunque esso sia. Se volessimo te ne Speapy, ma proprio volemo pure la MT50 de Incubo, possiamo pure catturare primo allocco su cui inciampamo e portargli quello con in allegato il messaggio. È la stessa identica cosa. A consegna eseguita, il casellante per ringraziarci ci darebbe un PS up, il lipidico continuerebbe a dirci che l'MT50 contiene Incubo e in sintesi non rivedremo mai più il Pokémon che portava quel messaggio.
ma dan dramma passiamo un altro. Mo noi, dato che Fluffin se trova su Cristallo, con sto poraccio de Magnemite, che ce famo? Dopo aver preso Magnemite, mi era pure venuto in mente il tenero Cinciao. Quant'è caruccio, Cinciao? Gli prenderesti le guanciotte e gli strizzeresti tutte. Ma a pensarci bene, mi ha scoraggiato il tasso d'allevamento lento. Però, nonostante l'allevamento era lento, sarebbe stato meglio. Perché mo sta cazzo de scelta sciagurata de Magnemite mi aprirà le porte a un girone dantesco. E il fatto è che Magnemite, mannaggia a me, mannaggia, è vero che regge botta a ghiaccio, ma pure Cinciao gliela reggeva a rimannaggia a me. Qua Magnemite se lo inchiappettano sia i Pokémon de Terra che quelli de lotta. E a Cinciao questo non sarebbe successo. Nei dintorni è pieno di evoluzioni dei Nidoran, tenute da svariati allenatori. Qua stiamo un po' con una mano davanti e un'altra di dietro, come Don Farcuccio, perché Magnemite c'ha soltanto Tuono Shockner, suo arsenale di elettriganza. E è pure un pessimo attaccante fisico. È tutto improntato sui special, c'ha una difesa alta, è vero, data anche dal suo tipo, acciaio. Ma non può imparare tutti sti grandi attacchi speciali, sto stronzaccio de Magnemite. E Tuono Shock è praticamente paragonabile a scure gette elettriche a confronto d'attacchi come Scintilla o Fulmine che non può imparare. Sonic Boom, è vero, ce l'aveva sempre 20 PS all'avversario, magari al 16 ancora, può essere quasi che una mezza mano da Adà, ma nel lungo termine farà sempre più cagà. Eppure mezzo orbo ciecato, Sonic Boom e Magnemite c'ha pure un occhio solo, poveretto. Penso di esordico Chris Pescatore, perché c'ha sta pugnetta di Quillfish. Tanto per darci una pacchetta sulle spalle da soli, e il tasso d'allevamento è veloce, ma partimo davvero male qua. Tom Avventuriero alla fine si sgobba facile, The Sonic Boom, Diglett e Dugtrio ci portano al 17, però ci paralizzano pure, e Geodude non rimane de certo impietosito dalla nostra 104, eh. Questo ci azioneggia come se non ci fosse un domani, però, essendo Magnemite acciaio, per fortuna gli è gratta le pallette che non c'ha. The Sonic Boom in Sonic Boom, dopo Sonic Boom, se famo strada, e direi che almeno abbiamo appreso che sta mossa del cazzo è una mezza salvezza contro i Pokémon de roccia, perché sempre 20 leva in qualsiasi condizione e a volte è gran tanto meglio 20 che niente. Se lasciamo pure incantare dalle meraviglie della passeggiata notturna tra Mogani e il percorso 43, così respirando questa magica atmosfera che romantica ci riporta alle nottate imbacuccati sul lettuccio a giocare Game Boy, cercando l'angolo migliore per cercare di vederci qualche cosa. A sto punto sostituimo azione con comete, perché io comete l'ho sempre creduto un attacco speciale. Invece no, comete in prima, seconda e terza gen è fisico. Diventa speciale in quarta comete, ma l'immortacci sua. Se spiegano tante mie disavventure passate con comete, questo è vero. Ma uno istintivamente vede che il Pokémon ti direi stellette, ma sarà speciale per forza. Invece no, col cazzo. Ma sì, del resto... evidenziate le minchiate commesse dal sottoscritto durante la gestione Magnemite, e anche esso intrattenimento dopo tutto, dai. Sarebbe stato facile, se no che ce frega, via, piamo se Magnemite sotto braccio e legamo se sta palla al piede, che alla fine me la so legata involontariamente, con tutte ste complicazioni che, pensando di migliorare qualche cosa, me sono andato a dar da solo. Me ne vado dall'unico che mi viene in mente per romper ghiaccio con Magnemite. Nunzio Pescatore, perché Nunzietto c'ha un Magikarp 10 di certo di nulla utilità, ma poi c'è tira Gyarados 15 che sebbene underlivellato è pur sempre un Gyarados e c'ha pioppa un botto d'esperienza, ma il fatto che meregge un Tuono Shock de Magnemite, che c'ha pure il bonus de tipo, un Gyarados che è de qualche livello più sotto de noi è debole due volte all'elettricità, me suscita un certo squilibrio psicologico, ma avviliscono un poco, lo confesso. Passiamo al 18 in piena mestizia, in sta battaglia scarsamente incoraggiante. Dopo l'altro inutile Magikarp, se confrontiamo con Gyarados al 10, che almeno questo ci resta sul corpo e vorrei pure vedere, insomma, ma non basta a livellare. Va bene, a botta gliamo data, dai, magari evoluto in Magneton, se spera che la situazione migliori. A sto punto, credo il tempo sia propizio per Nacci a far fuori lo slobro dell'io pokefanatico che ci porta al 19. Però intruppiamo sul nido King Deron, pokefanatico, che gli sta vicino. Questo ci tira doppio garcio e c'erano sti due pedatoni per aria Magnemite, non sapendo quale sceglie se è presi tutte e due. Finimo a 10 PS. Comete fa schifo perché appunto fisico e non speciale. Insomma, sappiamo un del secchio. Non siamo pronti per Nidoking, tanto vale andarsene giù a facce fuori Yano Campeggista, ma questo c'ha un Sandshrew e un Sandslash.
De certo tuono shock non se può fa contro di loro, ma la nostra grande fortuna è che ci hanno soltanto attacchi normali. Come te fa schifo, alla fine una pezza ci la mette Sonic Boom. Poi questo ci tira il suo Zubat finale e vi rendete conto che tuono shock non riesce a far secco al primo corpo, manco Zubat. Tutto ciò non fa ben sperare manco per cazzo. Zita Picnic Girl e Pio Poke Fanatico li spennamo per farlo arrivare 21 sto poraccio. E proprio mentre la notte si fa magica, decido d'annamma a pia la caramelletta rara del lago Tira. Per fortuna ero ben lontano da mercoledì, quindi ogni attività ercoleggiante è stata così prevenuta. Ma in ogni caso lascio che faccia giorno. Raccorgo pure intro forza, perché ci può essere sempre utile, sebbene preferisco tenermela per un'altra volta. È inutile tergiversare, è arrivato il tempo d'affrontare Gyarados rosso, ma questo? Susseguono tutta una serie di fails nel catturarlo, e essendo Gyarados un Pokémon selvatico de base non potevo non far altro che catturarlo. Se può batte, se può, sarebbe contro le regole, ma decido di rimannarlo momentaneamente per andarmi a allenare per mare, sfruttando gli allenatori non ancora sconfitti per cercare di migliorare la situazione prima di affrontare la Pippa Rocket 1 e, logicamente, prima di quella, Gyarados rosso. Il mare ci porta al 23. Quale livello migliore per provare a catturare a Gyarados se non al 23, perché ovviamente, come tutti sanno, 23 bucio de culo aiuteci te. Compaio de tuoni shock assestati con estrema restrizione de chiappe, la ultra bolla adesso designata per tradizione a chiappa Gyarados, che decido di soprannominarlo stavolta in maniera scherzosa, lo chiamiamo Gary, Gary il Gyarados. Sarà dunque Gary il Gyarados un valido aiutante anche per cascata e mulinello, dato sì che comunque ci tocca catturarlo, va almeno essere utile. Purtroppo non se può batte Alfredo prima di aver parlato con Lanes e prima che questo faccia il decollo verso l'iperspazio. Evento che segna l'inizio della Pippa Rocket 1. E ciò avviene dopo essersi necessariamente confrontati con Gyarados. Da qua che io me la so giocata male, perché se io puntavo subito a Gyarados rosso, pannacci a fronteggiare Jasmine, beh, si erano risorti in botto dei problemi. Ma vabbè, inutile piagne sui Magnemite versati. Andiamo a prepararci la Wallera per sopportare sta deflagrazione pervica della Pippa Rocket 1. Una volta introdotti all'interno del rifugio Rocket, ovviamente stiamo davanti alle statue. Stavolta anche le statue vanno sfruttate un po' di più, perché sebbene sia la stessa medesima sequenza dei due allenatori replicata ad ogni statua, so comunque catalogabili come allenatori per l'appunto, e ci servono per livellare. In questo modo la Pippa Rocket 1, la prima parte, ci ha portato al 25. Non posso resistere a rivolgere parola al ladruncolo che si è fregato la bottega de Mogania per digliene 4. Ma questo invece non può far meno che ricordare gentile pu... No, 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 tu no, non te lo faccio di, perché sennò che figura de merda ci faccio io se sei te che mi fai la marchetta? Ma che mi vuoi mannare per stracci? Ma ne esiste proprio? Ma ve anna a fanculo, ma io me ne vado, ma dimmi te con che gente ci devo avere a che fa? Addentramo se non curanti di questo grave affronto nella prossima parte di Pippa Rocket, non facendo a meno di un'altra battaglia da statua. Qua so buone tutte ste statue, non vi dico che se le famo proprio tutte, però un paio le lascio indietro. E intanto arriviamo quasi al 27. Quindi stavolta, giunto qua, Lanes mi vede scosso e mi chiede: ma va tutto bene? E io gli dico: no, che non va bene a Lanes, quel furfante che si è fregata a bottega voleva ricordare ai gentili spettatori che se è possibile potevano effettuare una donazione al link PayPal in descrizione. Al fine di sostenere questo che è un canale libero e privo di compromessi, che se vuole tenere alla larga dar venne se l'anima a qualche azienda o alla piattaforma stessa, alla grande G. E tutto per poter fare sti video sempre in modo autentico, col suo stile, non essere ricattabile per il lessico poco sciovile e poco leccato. Perché qua uno dice pane al pane, vino al vino. Se uno è stronzo, se dice qua, capito Lanes? E Lanes comprende. Perché Lanes è un animo buono, ci cura i Pokémon, annuisce e salva la nostra reputazione, ricordando lui ai gentili spettatori che, qualora sia possibile, quindi, questi possono aiutare questa attività a sopravvivere mediante una donazione al link PayPal in descrizione. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Maurizio, la quale richiesta in lavorazione, così come Pietro Valerio, rassicurando che la redazione Mono Uomo de Tubo 93 sta lavorando anche per portare più presto la sua proposta sugli schermi. Intanto non ci siamo di certo privati di scene violente e sanguinose che facessero da cornice al canonico momento dell'autopromozione del canale, nel mentre che tra svariati patapim susseguiti da conseguenti ed ovvi e logici patapam, perché non c'è patapim senza patapam, abbiamo sculacciato la roscia recluta del Team Rocket, che è una parte che non mi dispiace, devo dire. Pure Magnemite, che non c'ha né sesso né manco le manusce, ma anche braccia c'ha, se sta comunque a divertì a godesse tali attimi libidino
Ah, Magnemite, ma che cazzo fai? Ma t'addormi? Ma qua c'emo da fa, devo lavorare, non te voglio addormire così sul lavoro, a Magnemite. E namma bello de casa, su, svegliete. Sino chi la sculaccia questa? Sino chi va a sentire la presenza? Guarda che te sequestro tutte le calamite da frigo, e poi voglio vedere che te intrippi del sabato sera. Ah, vedi? Vedi che te svegli se te minaccio? Certo, no? Con la lentezza inedita al genere umano, se riuscimo a levare dal cazzo coda Slowpoke. Mo però bisogna andarci a far pure fuori coda Raticate. Però qua ci abbiamo fame d'esperienza, mi faccio fuori a tutti io a questi. A tutti! Non ne lascio un piedi manco uno. Rischiando terribilmente con Gildo Scienziato che Magnemite ha abbattuto reggendosi sugli ultimi piessettini pietosi. Coda Raticate che logicamente c'ha un Raticate, ma chi avrebbe mai detto? Con una certa pazienza riuscimo a metterlo col culo per terra. Facendoci da pure lui la password. E mi ricordo pure di chiedergliela, o sto a fa passi da gigante qua. Solida e tradizionalissima virazione dell'opera d'arte di preista The Game Freak conseguente alla nostra presa della Bastiglia. E spugniamo la fortezza, andiamo a irrompe nell'ufficio di Giovanni, che però non c'è sta. Dove sta Giovanni? Chissà chi lo sa. C'è sta il generale invece al posto suo. Zubat io forgoramo che manco le reti elettrificate le Sing Sing. Raticate invece è un po' più difficile. Coughing lo tuoneggiamo sopravvivendo alla sua ultima azione e vaffanculo pure al generale Rocket, va, tanto ormai sta mar 29, non ci resta che prende la password dal Mark Rowe parlante, che dopo doveva affanculi censurati da Game Freak, ci dice viva Giovanni. È giunto il tempo in cui dobbiamo andarci a far beffa degli ultimi nemici de sta pippa Rocket, ma questi ci vengono addosso solo quando che la password de Mark Rowe la usiamo per aprire la sala macchine del rifugio e per spegnere il segnale radio che intrippa i Magikarp. Sino in una prima quella porta potemmo fa come ci pare, se ne potemmo pure annà, visto che siamo furbetti, quindi prima se andiamo a curà, che sareggiamo in piedi per miracolo, poi con karma, dopo un caffettino al centro medico, scendiamo e se famo venire addosso da sti due. Oddio, ma che cazzo ho detto? Ho detto così, sono bruttissimo. Che poi Lanes ci viene a aiutare e con un'abile piroetta noi finimo a dover placare i bollenti spiriti della generalessa, che più che bollenti spiriti, secondo me, c'ha arzugo la fessa. Evidentemente l'abbiamo beccata in piena settimana rossa. Ah, sta qua. A me, col senno de poi, una volta visti i giochi più nuovi, sta situazione mi ha fatto pensare che un'intenzione de implementare battaglie doppie c'era già da sti titoli qua, e qui potrebbe essere stata suggerita da Game Freak, che poi forse, visti i limiti del Game Boy, non è riuscita a mettercele. Ma speculazioni a parte, col nostro impavido Magnemite fasse fuori Arbok a son de Tony Shock, non è così impossibile. Resistiamo a tutto quello che Arbok ci può tirare, fatta eccezione se questo me sapesse fossa. Ma per fortuna l'Arbok della generalessa non ha fatto le scuole arte e non è così istruito. Davanti a Gloom penso bene de dacce una mano. Buttamogli una confusione, metti che almeno se menasse da solo, così forse ci muore prima di quell'altro. Anche perché a noi non ci resta che fa solo fuori de come tazze, perché Sonic Boom me fallisce spesso. Provando Tuono Shock scoprimo che non gli famo un cazzo. Ma l'inevitabile momento dei ninne sopraggiunge. E questo ci riaddorme, e che coglioni. Sfugge pure la confusione, rimaniamo così in preda alle spire di un crudele Morfeo, intanto che invece a una certa, dopo tanto sopportare, Magnemite non si risveglia come quasi in una rinascita, fa amicizia con se stesso, ne esce fuori più forte di prima, risorge dalle ceneri tipo Fenice, mandando di cometa in cometa Gloom a fanculo. Poi arriva Mark Rowe e manca a dirlo, Tuono Shock ci resta in piedi, non si sa come, beccata non ci fa un cazzo e la vittoria è ormai nostra. Ma ammazza che infame sta generalessa, oh, fino all'ultimo ci ha fatta sudà. E mo però qua ci si palesa un problemuccio, che so sti Electrode che stanno qua dentro. Non li potemo abbattere perché non possiamo trarre esperienza da Pokémon selvatici per le regole. Non si può fuggire, almeno credo. Non potemo uscire da sta cazzo de stanza e nessuna cacchio de maniera. Per fortuna c'ho qualche Pokéball, si non sai e risate? Perché non ci stavo mica a pensare, ma qua l'unica è catturarli tutti. Non sarebbe difficile catturarceli tutti se non schioppassero quando meno te l'aspetti completamente a caso. E Magnemite a sto schioppo ci sopravvive. Prenderebbe esperienza ad un selvatico violando le regole, quindi non si può fare. Li demo cattura uno per uno e demo salvare ogni volta che riusciamo a fare un progresso. Con un po' di insistenza primo, dopo tentativi su tentativi su tentativi, lo pio. Salvo immediatamente. E il secondo lo piamo al primo corpo, così, che bucio de culo. E il gioco ci ha voluto abbonare un po' di sofferenza. A riservo. E il terzo me fa appena un pochetto, ma mai tanto quanto il primo, e alla fine pure questo va. Me la credevo più difficile, in tutta onestà.
E dopo tutta st'Inception de palle, dentro le palle, come se le mie due in dotazione de serie non fossero già sbomballate, siamo riusciti a uscire da sta Pippa Rocket 1 del cazzo. Ma non siamo ancora arrivati manco al livello 30. Ci abbiamo ancora in mano un Magnemite. Non ci si è evoluto in Magneton. Io invece pensavo che da sta Pippa Rocket ne uscivamo già evoluti. E mo sì che so cazzi da cagà, perché ci resta soltanto la palestra d'Alfredo da affrontare. Sì, è vero, potrei usare altri allenatori, come quelli che appaiono al Lago Tira dopo aver cacciato via il Team Rocket, ma in tutta onestà preferirei tenermeli per un prossimo Pokémon. Non me li posso sciupare tutti per stare dietro a Magnemite. Quindi entriamo su sta palestra e tenemolo alto sto ottimismo, dai, che qualche challenge fa oppure capito finalmente la pattinata dalla palestra de Furio. Faccio passi avanti, regà, ma vedete, ci ho messo 20 anni e rotti, però sapete, meglio tardi che a buon'ora. E vedemo tutti sti allenatori in doce portano Magnemite. Riusciremo dunque a far funzionare sta collaborazione con Magnemite? Metteremo una pezza a sta scelta sbagliata e poco furba commessa dal sottoscritto? Oppure sarà questa per la challenge la condanna ad un inesorabile fallimento? Lo scopriremo nella prossima puntata della Usa e Libera Challenge su Pokémon Cristallo, giovedì prossimo. Non dimenticate quindi di iscrivervi qualora non l'abbiate già fatto. E colgo l'occasione per ringraziare Alessio per aver supportato il canale ancora una volta con un'altra donazione. Gli mando un grande abbraccio. Lo ringrazio tantissimo per il suo rinnovato sostegno, perché grazie a persone meravigliose come lui che questa attività prosegue. Non potevo dunque non fargli una piccola dedica in video. Ricordate quindi che se possibile potete sostenere questo canale attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, perché per garantirvi autenticità dei contenuti, per non fa come fanno tutti, qui non si cede a compromessi con la piattaforma né con aziende terze. Tutto è realizzato solo ed esclusivamente per voi, amici spettatori. Ed è grazie ad iscritti meravigliosi come Alessio e come tutti gli altri che hanno deciso di supportare questo canale, che questa attività può proseguire. Detto questo, noi ci vediamo la settimana prossima per nuove grandi avventure. Il tutto sempre qui, sugli schermi di Tubo 93.